perché siete venuti in Senato oggi? Siamo venuti in Senato oggi con la delegazione dei sindaci padovani e dei veneti per far chiarire una situazione che si è creata proprio in questo periodo con l'IMU. Noi sindaci virtuosi, sindaci che comunque non hanno aumentato le addizionali, ad esempio in Cittadella siamo al 3,8% sulla prima casa, sono trovati a dover versare allo Stato italiano, ad esempio nel mio comune, 2,5 milioni sul fondo di solidarietà, calcolato naturalmente in base agli indici statali. Per alcune grandi città il governo ha trovato una soluzione in cui dà il 60% e fa pagare il 40% per quei sindaci che hanno aumentato l'IMU fino al 6%, ad esempio Milano, per capirci, Torino, Firenze, Bologna. Noi che invece abbiamo i conti in ordine e che non abbiamo alzato le tasse ai nostri cittadini in un momento di crisi economica e di mancanza di lavoro, facendo delle scelte di taglio di risparmio sui bilanci, ci ritroviamo a dover anche supportare il nostro bilancio a queste somme che vanno a queste grandi città. Quindi non troviamo che sia giusto, non ci devono essere cittadini di serie A, di serie B, ma essere tutti uguali, e quindi creiamo un sostegno nei bilanci con la legge di stabilità anche per i nostri comuni. E questo penso che sia il minimo che questo governo possa fare. È chiaro che più penalizzati poi sono i comuni del nord, che naturalmente sull'IMU, come i nostri comuni, le nostre case sono tutte accatastate e sono tutte naturalmente state trascritte, e infatti il fondo di solidarietà è calcolato più sui nostri comuni che invece quelli del sud, che magari non hanno neanche quartieri accatastati, non si sa neanche dove hanno le case. Noi abbiamo sollevato il problema del 70% dei comuni italiani che non hanno aumentato l'IMU sulla prima casa rispetto all'aliquota base dello 0,4%. Si fa un tanto discutere di quei comuni che l'hanno aumentata, e verso questi comuni c'è già il governo che ha deciso di stanziare il 60% delle risorse che vanno oltre l'aliquota base. Noi diciamo, noi non vogliamo e non accettiamo che i nostri cittadini e i nostri comuni siano penalizzati, non vogliamo che i nostri cittadini finanzino direttamente con sacrifici, con aumenti dell'IRPEF, con aumenti dell'IMU sulla seconda casa i bilanci dei comuni, mentre tutti gli altri che hanno aumentato l'IMU sulla seconda casa lo finanziano con trasferimenti dello Stato. Se passasse questo principio, accade in Italia che chi ha aumentato le tasse viene premiato con maggiori trasferimenti, chi invece le ha diminuite o le ha mantenute inalterato viene penalizzato con minori trasferimenti. Questa è una cosa che non accettiamo e intendiamo andare avanti mobilitando tutti i comuni, che sono più di 6.000, che non hanno aumentato l'IMU sulla prima casa. Una maggiore attenzione, perché ci sembra proprio di essere inascoltati, nel senso che noi siamo i cosiddetti sindaci virtuosi in questo momento, che hanno fatto i salti mortali per quadrare i bilanci, non aumentando le tasse, o meglio facendo delle scelte anche pesanti nei confronti dei nostri cittadini, perché io personalmente sono stata costretta a ritoccare l'aliquota IRPEF e a togliere tutta una quantità di servizi per andare adesso a riempire i buchi di chi ha fatto il furbetto, e questo non ci sta bene, perché noi abbiamo penalizzato i cittadini due volte, abbiamo dovuto aumentare e ritoccare aliquote e ritoccare servizi, togliere servizi, siamo stati quelli che hanno tenuto il 4 per 1000 fermo sulla prima casa perché ci pareva giusto tutelare i cittadini sotto quel punto di vista. Adesso ci troviamo invece che chi ha fatto il furbo viene anche premiato, e questo non va, insomma. Non possiamo passare questo messaggio ai cittadini, perché è un messaggio assolutamente sbagliato. Lotteremo fino alla fine. Il problema per me è uno solo, è grande, grosso: non siamo equamente rappresentati in ANCI. La discussione va fatta là, io apprezzo quello che ha detto il sottosegretario, ha ragione, lo ringraziamo per l'attenzione, però il problema è in ANCI. Io ho anche un altro problema: la sperequazione sul mio comune del Fondo di Solidarietà Nazionale è macroscopica. Io ho versato al fondo 1.200.000 euro, me ne sono visti restituire 600.000. In questo momento ditemi dove vado a tagliare 600.000 euro quando stiamo ancora parlando di bilanci preventivi al 30 di novembre. In un paese civile questo secondo me non può accadere. Siamo a bilancio consuntivo ormai da mesi, non preventivo.